Buonasera a tutti, mi presento, io sono Marco Carta, vengo da Roma, sono un giornalista del Messaggero, sono uno dei curatori insieme a Danilo Chirico, che non è potuto venire qui questa sera, di questo libro, Under, Giovani Mafie e Periferie. Questo è un libro, una ricerca che noi abbiamo potuto fare grazie all'aiuto e al contributo della Fondazione per il Sud. Io e Danilo facciamo parte di un'associazione antimafia molto attiva su Roma e sul Mezzogiorno, che è l'Associazione Antimafia da Sud, e abbiamo collaborato in questo caso con il laboratorio Lapsus, che si è occupato di una parte molto importante per noi in questa ricerca, che è la parte dedicata all'immaginario. Nello specifico loro si sono occupati del videogioco. Allora, faccio una breve introduzione, anche partendo dalle parole dell'assessore Catania. Lui ha detto giustamente che le periferie sono quei luoghi dove c'è l'assenza dello Stato. Io vado oltre, cioè le periferie sono quei luoghi dove c'è l'assenza dello Stato, e proprio perché c'è l'assenza dello Stato le mafie sono in grado di fare welfare, ossia sono in grado di garantire quei servizi che lo Stato e le istituzioni non sono in grado di garantire. Che significa questo? Che noi cioè che le mafie nelle periferie sono potute radicare. Questo è avvenuto sia a Roma come a Napoli, ma anche immagino in Lombardia, garantendo un reddito alle persone, un reddito ai disoccupati, un reddito ai ragazzi che magari hanno abbandonato la scuola, un reddito anche alle donne, ossia tutte quelle categorie che sono puntualmente, non vengono quasi mai, difficilmente vengono considerate dalle istituzioni. Noi in Under ci siamo concentrati sui giovani, sui ragazzi al di sotto dei 18 anni. Siamo partiti da un dato, siamo partiti dal dato della droga, perché la droga è il più importante ovviamente mercato criminale che noi abbiamo in Italia, insieme al gioco d'azzardo. A differenza del gioco d'azzardo, la droga continua ad essere illegale, mentre il gioco d'azzardo invece è stato in parte legalizzato. Noi comunque siamo partiti da questo dato, ossia che è quello dei giovani denunciati per mafia. Nel 1986 questi giovani erano poco più di 500, a distanza di 30 anni, quindi nel 2016, sono diventati circa 6.000, per cui si parla di un fenomeno che non possiamo più considerare emergenza, ma è un fenomeno diventato strutturale, ossia le organizzazioni criminali si servono sempre di più di giovani per portare avanti i loro affari, nello specifico lo spaccio della droga, e i giovani sono diventati una parte integrante del sistema della criminalità organizzata. Questo avviene a Roma, questo avviene a Napoli in forma ancora più accentuata, questo avviene anche a Milano. Cioè, i giovani sono parte integrante soprattutto nel sistema dello spaccio, sono parte integrante del sistema economico delle mafie, e spesso svolgono ruoli di rilievo. Il motivo non è difficile da capire, perché comunque le attuali leggi tutelano comunque i minori quando commettono i reati, soprattutto sono persone che non hanno passato, perché sono molto giovani, quindi è più facile lavorare con i ragazzi. Ovviamente questo tema, il tema delle mafie e dei giovani, trova nella periferia il suo habitat perfetto. Le periferie sono il luogo in cui la criminalità organizzata riesce ad entrare in contatto con la manovalanza minorile. Per periferia, come diceva anche l'assessore, non dobbiamo più intendere un luogo distante geograficamente dal centro, questa è una concezione ormai superata, ma la periferia noi possiamo trovare delle periferie anche in luoghi centrali. Per periferia dobbiamo intendere dei luoghi dove non ci sono servizi, ossia dove le istituzioni, dove la città non è in grado di dare delle risposte ai cittadini. E noi possiamo, io faccio l'esempio di Roma, cioè noi possiamo trovare delle zone periferiche anche a pochi passi dal Vaticano, dove ci sono delle baraccopoli dei filippini, mentre penso all'Olgiata, è un posto distante dal centro, vivono i ricchissimi. Nella vecchia concezione noi dovremmo considerare l'Olgiata come una periferia, ma non è così, per cui va riconsiderato anche tutto, e questo è un tema che ovviamente manca dal dibattito pubblico sulla periferia. Allora, scusate se vi faccio. Allora, noi abbiamo costruito questo lavoro in tre parti. Una prima parte in cui abbiamo cercato di analizzare il fenomeno da un punto di vista storico e statistico, ossia mettendo insieme tutti i dati legati sia alla criminalità organizzata, sia ai giovani, ma allo stesso tempo anche
alle politiche istituzionali, quindi alla scuola, all'educazione, alla cultura. Ci sono alcune cose che a nostro avviso sono allarmanti, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti dello Stato in cultura e in educazione. Cioè, noi siamo la nazione europea che investe meno in proporzione del PIL sia per cultura che in educazione, siamo una delle nazioni europee con dei tassi di dispersione scolastica più alti, che in alcuni quartieri delle nostre città arrivano a toccare il 30 o il 40%. Questo accade a Roma, nel quartiere di San Basilio o a Torbella Monaca, probabilmente le conoscete come zone, ormai le avete imparate come zone, ma accade anche allo Zeno, a Scampia. Ci sono delle dinamiche che si ripropongono esattamente nello stesso modo, ossia ci sono questi quartieri dove la dispersione scolastica è altissima e dove le mafie riescono a radicarsi, si sono ormai radicate completamente e controllano intere porzioni di territorio. Quindi c'è questa prima parte che è dedicata all'approfondimento storico, in cui intervistiamo anche alcune persone che nel corso degli anni si sono impegnate a contrastare questi fenomeni, penso ai maestri di strada o al non teatro del regista Martinelli, o il teatro della non scuola del regista Martinelli. Poi c'è una seconda parte invece dedicata ai racconti in prima persona dei baby criminali. I racconti in prima persona sono per lo più provengono da cinque, abbiamo preso come a titolo esemplificativo cinque città principali da Roma in giù: Roma, Reggio Calabria, Napoli, Lecce e Palermo, cercando di dare un colore, di dare una storia a quei numeri che si leggono, che si leggono quando parliamo di dispersione scolastica, quando parliamo di povertà. Noi siamo un paese dove ci sono circa 3 milioni di giovani a rischio povertà, di minorenni a rischio povertà, quindi immaginiamo una città grande come Roma, quindi ci sono dati su cui bisogna riflettere. Noi nella seconda parte di questo libro abbiamo cercato di raccontare le storie di chi poi vive sulla propria pelle questi dati. E poi c'è una terza parte a cui hanno collaborato anche il laboratorio Lapsus, dedicata all'immaginario. Decostruire l'immaginario delle mafie è molto importante, perché cercare di capirlo e decostruirlo, perché questo ci permette anche di contrastare, perché l'immaginario delle mafie coinvolge anche chi di fatto non è un affiliato. Cioè, noi siamo continuamente bombardati da messaggi, da fiction, da film. Non parlo noi come pubblico adulto, però chiunque, siamo continuamente bombardati da immagini di ogni tipo, e la mafia spesso fonda anche il proprio potere, lo fonda anche su questo, sull'immaginario. Per cui noi abbiamo cercato di ricostruire il linguaggio delle mafie all'interno dei social media, di ricostruire il sistema della violenza nei videogiochi e nei film. C'è una parte dedicata al cinema molto, molto interessante, quella di Andrea Meccia, e in cui abbiamo cercato di raccontare il rapporto tra giovani e mafie negli ultimi 50 anni di cinema italiano. Per questo lascio la parola a Zeno, che ci racconta meglio questa parte. Inizia Sara. Buonasera a tutti, sono Sara Croglio di Laboratorio Lapsus, e appunto la parte che è stata affidata a noi è una delle parti che vanno a costituire l'area di immaginario. Immaginario, come diceva Marco, fondamentale quando si parla di mafie, soprattutto perché diventa uno dei campi più quotidiani, più concreti di contrasto alla criminalità organizzata. E proprio su questo punto noi, con la nostra competenza di storici, quindi così quasi mentalmente lontani da una tematica attuale, ci siamo potuti innestare con la nostra serie di studi, di cui poi Zeno vi illustrerà. L'immaginario diventa così fondamentale all'interno della trattazione delle mafie, proprio perché, come ogni comunità, una comunità mafiosa e una comunità liminale vicina a un'organizzazione mafiosa ha bisogno di creare immagini, di creare riferimenti culturali con cui si nutre, si giustifica e si riperpetua verso l'esterno. E nello specifico, proprio per i soggetti oggetto di questo studio, appunto i giovani, che così velocemente rispetto agli adulti si nutrono di immagini, si nutrono di stimoli che ricevono dall'interno e dall'esterno delle comunità, questo tema diventa così pregnante.
Nel caso della mafia poi è doppiamente interessante le comunità mafiose proprio perché l'immaginario ha una sorta di movimento circolare. La comunità si nutre di quelle che sono delle immagini, dei prodotti culturali che vengono prodotti all'esterno. Pensiamo a tutta la cinematografia sulla mafia, proveniente soprattutto dagli anni 70-80 dagli Stati Uniti, quindi qualcosa di esterno alla nostra, appunto, alle aree di maggior forza della criminalità organizzata, oppure a quelle che sono le serie più attuali su questi crimini, che vediamo spesso riprese come stilemi, come nomi, spesso anche come elementi di decoro e di arredo delle case dei capi mafia quando vengono arrestati, o appunto proprio nella scelta di nomignoli, di soprannomi che fanno riferimento a questo immaginario nato all'esterno. E spesso però vediamo anche un contrario all'opposto, quindi appunto un immaginario che nasce dall'interno, che ha una sua struttura tutta basata su codici che sono tipici della comunità, che si ripercuote sull'esterno e quindi va a costruire quello che è l'immaginario e il tipo di immagini, di applicazioni di codici che ha la comunità lontana dal gruppo mafioso. E quindi tutta quella serie di stereotipi che, volenti o nolenti, nel linguaggio comune si impongono. Possono essere quelli, ad esempio, che vedono la mafia come qualcosa di storico, un prodotto culturale tipico di alcune regioni, e quindi da un lato toglie qualsiasi possibilità di storicizzazione e quindi lo pone in questa sorta di realtà temporale per cui se non ha un inizio non ha nemmeno una fine e quindi tanto vale non combatterlo. Oppure lo lega semplicemente a quasi una identità genetica di un luogo e quindi, diciamo, creando anche una narrazione autoassolutoria per quelli che sono territori considerati fino a poco tempo fa immuni di questo fenomeno. Un altro degli stereotipi prodotti dall'interno e spesso imposti è quello che la mafia non tocca i bambini. La mafia è composta da uomini d'onore per cui gli innocenti vengono lasciati stare. Lo vediamo sia dal numero grandissimo di bambini che sono stati vittime appunto direttamente di violenza mafiosa, ma soprattutto da ragazzi che per ragioni di povertà, per emarginazione sociale. C'è anche un capitolo dedicato ai bambini vittime di mafia, cosiddetti morti per caso, nel libro, scusami. Esattamente, no, esatto, proprio quello facevo riferimento, e poi appunto a questi ragazzi invece che per emarginazione, per povertà, entrano in una, appunto, in un'organizzazione e quando appunto si hanno 14 anni, come poi le esperienze che avete raccolto vi raccontano, la capacità di scelta autonoma diventa molto difficile. E poi appunto, proprio per questo è importante andare a scardinare, a cercare di ricostruire da un lato dove queste immagini nascono, da chi sono state perpetuate e soprattutto come nella storia invece queste realtà sono state differenti, sono state spesso contrastanti rispetto all'immaginario. E questo soprattutto è importante quando si va a parlare di tutti quei prodotti culturali rivolti ai più giovani, proprio perché c'è una maggior predisposizione a un'accettazione quasi passiva di ciò che viene fruito e la difficoltà a trovare una mediazione nel mondo adulto su queste tematiche. E proprio per questo, appunto, quando da Sud ci ha proposto di scrivere il libro insieme a loro, la tematica su cui ci siamo interessati era proprio quella del videogame, perché ad oggi, come poi Zeno adesso spiegherà, è forse l'industria culturale più importante per non soltanto per gli under 18, ma in realtà per la maggior parte delle nostre comunità. Io mi occuperò proprio di come abbiamo condotto la ricerca e mi aggancio subito a due o tre cose con cui Sara ha concluso, che sono appunto alcuni stereotipi che ruotano intorno all'industria dei videogiochi. Innanzitutto, appunto, non tutti sanno che l'industria dei videogiochi per fatturato oramai da 5-6 anni l'industria più grande l'industria culturale, diciamo, più grande in assoluto. Non esiste nessun'altra industria, che sia l'editoria o che sia la cinematografia, anche Hollywood compreso, che quantifichi i fatturati immensi che il settore dei videogiochi fa.
Altro stereotipo che c'è sul tema è che non tutti sanno che in verità l'età media dei videogiocatori ormai sono i trentenni, perché i videogiochi esistono da circa 50 anni, sono entrati nella cultura di massa prepotentemente negli anni 80, negli anni 90 sono assolutamente affermati e quindi ormai ci sono anche un sacco di quarantenni che sono abituali a giocare ai videogiochi. Perché vi dico questo? Esattamente che cosa c'entra con degli storici che appunto affrontano il tema. Era proprio quello che diceva Sara, nel senso, parte diciamo della nostra, l'associazione Lapsus fa molta attività didattica nelle scuole. Sulla criminalità organizzata abbiamo anche inaugurato la mostra 900 criminale, che tra l'altro la prima l'abbiamo fatta proprio qua a Cinisello Balsamo. E uno dei miti che più spesso si sente dire da dei ragazzini quando gli portiamo il nostro laboratorio didattico sulla mafia o quando gli portiamo la visita guidata delle mostre è che la mafia sia imbattibile, perché c'è da sempre e quindi esisterà per sempre. Capite bene, tramite una sciocchezza del genere, qual è l'immaginario che sta dietro? Vuol dire che se la mafia è imbattibile, con la mafia bisogna scendere a patti. Viene da sé. O comunque è una lotta che andrà avanti per sempre. Quindi, ovvio, se è imbattibile, è eterna e invincibile. Capite bene quindi come è importante lavorare su alcuni stereotipi per, ad esempio, convincere i ragazzi che la mafia non è vero che esiste da sempre, esiste da circa metà dell'Ottocento, si è evoluta nel tempo, ha subito sconfitte, poi la si è ripresa, si evolve, sono differenti organizzazioni, che è una cosa specifica, che lavora in alcuni settori specifici. Quindi questo qua è tutto un lavoro da fare, e l'immaginario, alcuni stereotipi e alcuni miti sono da sconfiggere, perché contribuiscono anche questi qua alla lotta contro le mafie. Quando quindi da Sud ci ha chiesto di scrivere insomma il nostro capitolo, vabbè, la prima cosa che abbiamo fatto, come ogni volta che si inizia una ricerca, è si guarda l'esistente. Quindi ci si mette su internet e si iniziano a cercare articoli, qualche sociologo nel mondo, qualcuno, qualche studioso di media avrà scritto qualcosa sul rapporto criminalità organizzata videogiochi. I titoli sono moltissimi. No. Parlo quindi di cos'è che fino a gennaio 2017, febbraio 2017, l'ultima volta che abbiamo controllato, direi, non c'era nulla, ne abbiamo cercato in italiano, in inglese, niente. Entra però una forte tematica, che è un altro stereotipo, che è il rapporto che c'è tra videogiochi violenti e criminalità, intesa come persone che adottano comportamenti violenti nei confronti di altre persone perché giocano i videogiochi violenti. Questo è un mito che si è instaurato fortissimo negli anni 80, inizialmente anche sostenuto da una certa parte soprattutto di psicologi, di ricercatori di psicologia. Oramai è un mito sfatato, sono da più di 10 anni e tutte quante le ricerche hanno concluso che non c'è alcun rapporto tra diventare delle persone diciamo violente con istinti rabbiosi violenti e il giocare a videogiochi violenti, né più né meno come leggere libri che trattano temi di particolare ferocia o vedere film che non so, magari affascinanti verso un certo tipo di criminalità, nel senso d'altronde ne sono usciti moltissimi, non so, potrebbe essere, per fare esempi molto pop, Scarface ad esempio. Questa è stata la prima difficoltà su cui ci siamo imbattuti. La seconda difficoltà appunto è stata: tutti parlano soltanto del rapporto violenza e criminalità. Ci siamo quindi resi conto che il primo lavoro che dovevamo fare, e quindi ci è spostato il focus del nostro articolo nell'andare a sfatare un sacco di miti che ruotano intorno ai videogiochi, per aprire diciamo la porta a quella che secondo noi invece è la tematica più interessante su cui nessuno si concentra. Vi faccio un'ulteriore parentesi per aiutare tutti quanti a capire. I videogiochi sono un sistema tremendamente complesso, nel senso nella loro creazione, nel loro processo creativo. Hanno ovviamente un sacco di programmatori, hanno dei disegnatori
che insomma fanno, diciamo, i character di tutto quanto, hanno dei designer, hanno degli animatori, hanno un regista, hanno un direttore della fotografia, per andare a creare tutto quello che è l'ambiente videoludico. Ma cosa succede? Questo livello qua viene completamente appiattito e spesso e volentieri i media si appiattiscono su un unico linguaggio. Recentemente c'è stata la strage in Florida, non so, suppongo che tutti quanti hanno sentito parlare, Trump, il presidente degli Stati Uniti, ha dato la colpa ai videogiochi. Questo soprattutto negli Stati Uniti è un tema molto forte. Diventa una pista, lo spauracchio molto facile con cui non fare i conti con i veri problemi che ci sono all'interno della società, soprattutto come può essere quello degli Stati Uniti. E inoltre, altro problema, esiste un grossissimo gap generazionale che adesso si sta iniziando a colmare, ma per tutte quante le persone, diciamo dai 15 anni in su, è molto raro che ci sia comunicazione, mondo degli adulti, quindi che possono essere docenti, che possono essere genitori, eccetera, e i ragazzi che giocano ai videogiochi. Se ad esempio di letteratura si parla, di cinematografia si parla, di mostre si parla, cioè della fruizione di altri prodotti culturali si parla, dei videogiochi spesso e volentieri il dialogo manca completamente. E adesso introduco questo esempio. Mafia 2. Mafia 2 è un titolo celebre, uscito oramai 7-8 anni fa, direi. È un gioco statunitense. Qua, insomma, per i miracoli della globalizzazione, nonostante sia la casa di produzione statunitense, lo studio che lo ha realizzato è della Repubblica Ceca e ovviamente dentro ci ha collaborato gente di tutto il mondo, quindi anche persone che hanno sicuramente una conoscenza molto approssimativa della mafia italiana e della mafia italoamericana. E questo videogioco parla, insomma, della scalata all'interno del mondo criminale di tale Vito Scaletta, il nome del protagonista, un nome inventato, che, diciamo, entra nel mondo nel videogioco, nella trama del videogioco, si avvicina al mondo della criminalità perché è emarginato in quanto immigrato italiano negli Stati Uniti, arrestato per una sciocchezza, è il periodo della Seconda Guerra Mondiale e viene, diciamo, gli viene condonata la pena per andare a fare da interprete nello sbarco in Sicilia imminente da lì a poco. Quindi, diciamo, la prima parte del gioco in verità è un gioco di guerra ambientato in Italia. Vito Scaletta, insomma, viene coinvolto in un combattimento contro le truppe fasciste, contro le truppe italiane, sta per venire giustiziato dopo che è stato ferito da un fascista, anche qua tra l'altro stereotipi, nel doppiaggio originale in inglese i soldati parlano con un spiccato accento siciliano, invece il capitano, non so, il sergente, insomma il superiore, all'accento milanese. E, fino a quando Deus Ex Machina, il protagonista viene salvato perché a bordo di un carro armato americano si presenta il boss mafioso della Sicilia che dice che lui è un uomo d'onore, che ci si può fidare di lui, e chiede ai soldati fascisti di arrendersi. I soldati fascisti dicono al sergente milanese: ma tu non ci ascolti mai, tu ti devi fidare di noi perché noi sappiamo come vanno le cose, e si arrendono. Il protagonista, vedendo, diciamo, lo sfoggio di potere del mafioso siciliano, tornato negli Stati Uniti, decide di entrare nella mafia italoamericana. Perché questo punto qua secondo me è importante? Nel videogioco ovviamente si fa il mafioso, quindi la carriera inizia da atti abominevoli come andare a malmenare i portuali che stanno scioperando, fino poi a, insomma, un omicidio dopo l'altro, arrivare alla scalata, poi ovviamente dopo la scalata ci sarà, insomma, il crollo. La questione qua è un falso storico. Il falso storico che l'esercito statunitense abbia chiesto aiuto nello sbarco in Sicilia alla mafia italoamericana. È uno stereotipo fortissimo negli Stati Uniti, fortissimo. Qua da noi sappiamo oramai che è un falso. C'è stata effettivamente una collaborazione tra FBI e mafiosi italoamericani a New York per fermare delle spie naziste che sabotavano le navi che partivano per il fronte
europeo, ma non c'è mai stata alcuna collaborazione strutturale vera nella Sicilia del dopo sbarco. Questo però è uno stereotipo. È uno stereotipo che il film di Piff, uscito l'anno scorso, se non sbaglio, ripropone lo stesso stereotipo nel suo film, e un sacco di storici invece si sono messi a dibattere pubblicamente. C'è stato un acceso dibattito su una serie di quotidiani italiani con alcuni di questi storici che dicevano: quello lì è un falso, Piff è sbagliato nell'andare a fare questo film. Quindi sostanzialmente attorno a questa cosa si è animato un dibattito. Attorno a un videogioco come Mafia 2, che rappresenta lo stesso identico stereotipo, che è stato giocato da decine di migliaia o centinaia di migliaia di giovani italiani nel mondo, qualche milione, non è volata una mosca, per via della disattenzione mediatica che ruota intorno ai videogiochi. Quindi, sostanzialmente le nostre conclusioni quali sono? Che è sbagliato, è una mentalità vecchia, è spesso funzionale o a un certo tipo di narrazione mediatica che deve giocare sul sensazionalismo, o a alcuni esponenti del mondo politico attribuire delle colpe ai videogiochi per la reale, perché questi giovani vadano a diventare criminali, perché come si vede, anche come si vede in tutto il resto dell'inchiesta Under, le motivazioni per cui i giovani si avvicinano alla criminalità, per quanto magari discutibile o altro, stanno spesso e volentieri, direi quasi al 100%, in situazioni sociali difficili, familiari, educative, eccetera, eccetera. E quindi il videogioco diventa uno spauracchio con cui discolparsi, cioè non andare veramente a vedere i problemi dove stanno. E allo stesso tempo però non si riconosce la dignità di medium vero e proprio, come può essere quello del cinema, a un videogioco, nonostante ormai appunto i videogiocatori in Italia siano 10 milioni di persone, cioè si parla veramente di numeri ormai enormi, non riconoscendogli la dignità di medium al pari degli altri, ovviamente con le sue peculiarità, non si vada poi a capire quando il medium veicola messaggi sbagliati, quando effettivamente c'è un dibattito da portare avanti, che però sta nei contenuti che il videogioco porta, non limitandosi alla parte scenica del appunto omicidio, che è appunto rappresentato in tantissimi film. Nel videogioco c'è questa unica differenza, che a volte sei tu il protagonista che lo giochi, però fa parte dell'aspetto ludico quello, e non dell'aspetto, insomma, nessuno si sogna di, perché spara nei videogiochi, a sparare poi nella vita reale. Con questa cosa qua concludo. Niente, volevo appunto dire, i medium sono tanti, c'è anche molto forte il linguaggio fotografico che oramai ha una sua scuola. Volevo aggiungere una cosa sulla spettacolarizzazione, che poi è uno degli aspetti che a noi di Da Sud interessa di più, soprattutto per quanto riguarda il discorso delle baby gang. Noi tutti vediamole sulle televisioni, ovunque si fomenta questa cosa delle baby gang, qualsiasi reato commesso da ragazzi giovani viene ricondotto a baby gang, che ormai vengono presentati ovunque, a Padova, a Bologna, qualsiasi città ha le sue baby gang, perché è un tema che, diciamo, tira sui media. E ovviamente questa cosa è molto dannosa, perché la spettacolarizzazione del, lo chiamo fenomeno anche se non è, la spettacolarizzazione del fenomeno, oltre al fatto di voler puntare sempre l'attenzione sugli aspetti più macabri, perché sono poi quelli che fanno andare avanti la cronaca, e poi di fatto fa trascurare tutto il resto, ossia il contesto sociale, economico, in cui molto spesso il contesto sociale, economico e familiare in cui molto spesso avvengono questo tipo di reati. Allora, noi, il caso napoletano è ovviamente è diverso da tutto il resto d'Italia, perché a Napoli è la criminalità organizzata, la camorra in particolare, che è la mafia locale, ha appaltato ai giovanissimi intere parti di territorio, per cui lì parliamo di un aspetto diverso rispetto a quelle che possono essere anche le baby gang. Io ve leggo sempre anche di Milano, c'è stata recentemente una rapina da un sushi bar, bollata come baby gang. Quindi quello che succede a Napoli è differente da quello che sta accadendo nel resto d'Italia, ossia a Napoli la vecchia generazione di camorristi, che poi hanno una durata breve, questo è un aspetto
molto importante anche dell'immaginario sia il fatto che il mafioso in realtà ha una vita molto breve. E la vecchia generazione di camorristi sta in galera e quindi a Napoli ci sono circa 25-26 bande di ragazzi che si contengono nel territorio, che tengono il posto caldo per chi in questo momento non può operare. Per cui sono ragazzi armati, che hanno la pistola, che sanno sparare, sono allenati. E quello che accade a Napoli è differente ovviamente da quella che può essere la baby gang romana, la baby gang bolognese. Lì i giovani sono totalmente strutturati, mentre nelle grandi città il lavoro sporco spesso è affidato agli stranieri, che vengono utilizzati, che sono degli schiavi, vengono utilizzati dalla criminalità per fare lo spaccio in strada e per fare altri lavori sporchi. Io ci tengo molto a questo perché ormai il termine baby gang è inflazionato un po' ovunque, perché funziona, fa alzare gli ascolti, funziona dal punto di vista dello spettacolo, però non restituisce poi la realtà sociale ed economica dei contesti in cui spesso avvengono molti di questi crimini. Ok, basta, volevo solo aggiungere questa cosa. Perché è importante, perché poi nel libro noi ne parliamo molto, concentrandoci soprattutto sui caseggiati popolari. In tutta Italia noi abbiamo questi caseggiati popolari costruiti intorno agli anni Ottanta, che sono nati per dare la casa ai più poveri e che poi sono cresciuti un po' nell'illegalità, presentando ovunque gli stessi problemi. È accaduto a Roma con i palazzi di San Basilio di Torbella Monaca, è accaduto a Napoli con Scampia, è accaduto a Palermo con il grande agglomerato dello Zen, è accaduto anche in Lombardia, è accaduto. Ossia la criminalità organizzata, a volte con l'aiuto anche della politica, è riuscita a entrare prima in quei palazzi e ha gestito la distribuzione degli alloggi. Spesso, come nel caso di Scampia o dello Zen, è entrata talmente prima che nemmeno non sono mai finite le fogne, e questo poi di fatto questa cosa poi ha condannato la vita di tutti i residenti, perché la criminalità organizzata con il sostegno di una certa politica ha gestito la distribuzione delle case e quindi poi questo ha permesso poi la costruzione del welfare e di fatto ha regolamentato la vita in interi quartieri, e sono poi i quartieri quelli dove c'è il più alto tasso di dispersione scolastica, dove c'è il più alto tasso di giovani senza genitori, perché magari i genitori stanno in carcere, dove ci sono i più alti tassi di disoccupazione, dove però non si interviene. In genere la politica interviene sotto le elezioni proponendo i pacchi pasta, perché questo io ho visto è accaduto anche a Milano, ci sono vari candidati che portano sotto elezioni i pacchi pasta in questi quartieri poveri, ma accade a Roma, accade a Napoli, accade ovunque. Però poi non vengono mai effettuate politiche serie di inserimento. E c'è una cosa molto importante che riguarda anche le leggi a sostegno dell'educativa di strada. La legge, oddio, non ricordo mai il numero, la 2. La legge sull'educativa di strada, che venne istituita nel 1997, qualche operatore sociale può venire incontro. La 295. Venne finanziata inizialmente nel 1997 con un fondo di 44 milioni di euro. A distanza di 20 anni questo fondo è diventato di 24 milioni di euro. Nonostante questo vediamo che i reati commessi dai minori, soprattutto per quanto riguarda la droga, sono diventati 10 volte più grandi. Quindi c'è un fenomeno che non può essere considerato un'emergenza, ma le istituzioni, la 285, scusate, continuano a sottovalutarlo. Tutto qua, scusate. Posso fare una domanda? Rispetto invece alle interviste ai giovani impiegati? Sì. E volevo capire qualcosa di più, nel senso. Allora, come era stata, insomma. Allora, noi abbiamo cercato di raccogliere un po' di storie di tutte le città che abbiamo deciso di prendere in esame, un po' per raccontare il fenomeno. Quindi abbiamo raccontato sia storie, io personalmente sono stato nel carcere Malaspina, nel carcere minorile di Palermo, sono stato 3-4 giorni nel carcere, ho conosciuto i ragazzi, quindi ho raccontato l'esperienza del carcere, ho avuto la possibilità di approfondire due storie in particolare, che sono
questa storia un po' triste, perché poi in carcere non finiscono solamente i ragazzi, i bambini che hanno commesso reati brutti, quali l'omicidio, o più reati insieme. Quindi ho toccato da vicino quella che è la realtà dei carceri dei minorili del sud, dove sono dei luoghi dove spesso entrano ragazzi che sono analfabeti, che nonostante abbiano una terza media, abbiano magari fatto la seconda superiore, la terza superiore, entrano in carcere che non sanno né leggere né scrivere, per cui il carcere minorile diventa il posto dove loro imparano a leggere e scrivere, perché nel carcere sono rimasti gli unici posti dove si scrivono lettere, perché l'unico modo che hanno questi ragazzi, questi giovani, per comunicare sono le lettere, per cui iniziano a leggere e a scrivere per questo motivo. Per cui ci sono delle storie di questi ragazzi, e c'è una storia di un ragazzo in particolare che è abbastanza triste, perché questo era calciatore, giocava a calcio, viene visionato da una squadra del nord, fa il provino, esordisce nella primavera, fa una bella prestazione, poi lo trovano positivo alla cocaina e subito lo rispediscono in Sicilia, lo rispediscono a casa, a Trapani, mi sembra, e questo riprende a fare la sua vita, finché un giorno una lite di gelosia, questo io non l'ho potuto scrivere nel libro per mantenere la privacy, e lui uccide un rivale in amore, cioè il nuovo fidanzato della ragazza lo uccide con un cacciavite, glielo conficca nella testa. Qui non parliamo di un baby boss, però parliamo di un ragazzo che era il re del quartiere, che era un piccolo spacciatore, che aveva il suo piccolo giro, ogni giorno guadagnava 1.000-2.000 euro che non teneva mai per sé, perché poi li spendeva subito, andava tutti i giorni dal parrucchiere, subito per tutti in tatuaggi, in scarpe, in regali per tutta la comunità, perché tutti il giro degli amici, perché poi la cosa assurda di questi ragazzi è che guadagnano cifre che persone normali possono guadagnare in 10-15 anni di lavoro, e loro le guadagnano questi soldi in pochissimo tempo, e nonostante questo però nessuno riesce poi a tenere qualcosa o a mettersi da parte, e poi metto la testa a posto, e no, e vengono spesi tutti immediatamente. È un circuito che si autoalimenta, come nel caso delle vedette. Le vedette sono quei ragazzetti, in genere, non so se anche a Milano vengono utilizzati giovanissimi, minorenni, sono quei ragazzi che stanno ai bordi, agli angoli delle strade, e avvisano nel caso arrivi la polizia. Questi ragazzi in genere vengono pagati i turni di... Sì, non so se vengono utilizzati i minori o meno, gli stranieri qui. Vengono pagati 50 euro per turni di 4-5 ore, ma in genere loro con quei soldi si comprano poi la cocaina o il fumo, per cui non lavorano gratis. Cioè stanno lì e ci si comprano la droga, è un mercato che si autoalimenta, perché poi la maggior parte di questi giovani spacciatori diventano a loro volta drogati, qualcun altro più prepotente di loro gli ruba la piazza, e per cui quelli che erano guadagni poi diventano debiti. E vabbè, scusi, ho divagato. Comunque abbiamo cercato di raccontare storie di diverso tipo. Ci sono le storie della Calabria, c'è delle ragazze costrette a sposarsi per mantenere il nome della famiglia, poi c'è una storia da Napoli che è abbastanza conosciuta, di non mi ricordo il nome mai. E da Roma c'è una storia di Rom, io ho raccontato due storie di ragazzi Rom, perché secondo me la categoria per capire meglio questo fenomeno dei baby criminali, in generale della criminalità nel mondo Rom, è un mondo perfetto, perché i Rom sono un laboratorio scientifico delle istituzioni di quello che potrebbe accadere nel mondo senza investimenti in cultura, educazione, ossia una società di barbari totali. E stare in un campo Rom, conoscere bene le realtà dei campi Rom e vedere come crescono i bambini serve, è molto importante. Cioè, i Rom hanno dei tassi di dispersione scolastica altissimi, dei tassi di criminalità altissimi, che
che non sono veramente troppo alti rispetto poi alla percentuale della popolazione. Ovviamente quando parlo di Rom parlo solo dei campi Rom, delle persone che vivono nei campi Rom, perché poi la maggior parte dei Rom vive in una casa, nemmeno sappiamo noi che sono Rom, e quindi sono il più celebre si dice sia Andrea Pirlo, che viene da una famiglia Sinti, per cui il 90% della maggior parte dei Rom vive in una casa normale, e invece c'è la comunità che è costretta a vivere nel campo Rom, che costruisce un laboratorio incredibile. Lì abbiamo l'80% di abbandono scolastico, la metà delle detenuti minorili di tutta Italia è di etnia Rom, che è un numero incredibile, se pensiamo che loro saranno lo 0,6% del totale della popolazione. E per cui diciamo abbiamo cercato di raccontare un po' le storie di tutti i tipi. Dalla Lecce c'è il racconto dell'uscita da una messa alla prova di un ragazzo che aveva commesso un omicidio, quindi è raccontato in prima persona l'aspetto emotivo di questo ragazzo che abbandona la casa famiglia dopo un percorso abbastanza di riabilitazione lungo, e niente, spero di aver risposto, non è più di lungo.